pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, era il 1975 quando Patti Smith cantava Free Money, denaro libero, con un chiaro riferimento alla società capitalista con la quale l'artista ha sempre avuto un rapporto di ostilità, per così dire. Oggi torna in qualche modo a parlare di società con una metafora sicuramente ironica, quella delle scimmie, e lo fa con un nuovo lavoro, un libro intitolato Year of the Monkey, scritto dalla cantautrice e poetessa statunitense, edito da Penguin Random House. Arriverà in libreria il prossimo 24 settembre. Il volume, stando alla descrizione diffusa dalla stessa casa editrice tramite una nota stampa, sarà una riflessione sull'invecchiamento e il cambiamento drammatico del panorama politico americano. Patti Smith stessa ne ha parlato in prima persona sul proprio profilo Instagram, scrivendo: "Ho iniziato a scriverlo il giorno di Capodanno 2016 in bar, treni, strani motel in riva al mare, senza un particolare progetto, finché pagina dopo pagina ne è diventato un libro. Year of the Monkey arriva dopo Just Kids, in cui Patti Smith raccontò la sua relazione con Robert Mapplethorpe, vincitore nel 2010 del National Book Award e presentato in una nuova edizione illustrata lo scorso ottobre. Ma non è tutto. La cantautrice, autrice tra le altre di una hit come People at the Power, sarà in concerto in Italia quest'estate dopo alcune date del tour a maggio, con inizio da Parma, dove l'Università degli Studi le ha consegnato il 3 maggio scorso una laurea ad honorem in lettere classiche e moderne. Eppure molti anni sono passati da quel singolo del 1975, appunto Free Money, che rappresenta una pietra miliare del rock per lei, che è soprannominata proprio sacerdotessa del rock. Parlava di denaro, money appunto, ma anche in qualche modo monkey, come lo si chiama in un certo gergo slang. E così ecco che il protagonista si rivolge alla sua lei, la sua baby, dicendole che vorrebbe comprarle tutto ciò che la farebbe felice, ma evidentemente non può e sogna così di poterle regalare ogni cosa gratis. Si tratta di un brano in pieno stile e sonorità rock incalzante. È un vero boogie che parla, insomma, del rapporto tra amore e denaro. L'autrice è la stessa Patti Smith, insieme a Lenny Kaye. Si trattava del primo singolo di lancio dell'album Horses del 1975. 2 anni dopo diventò una cover ad opera di Sammy Hagar, tra gli altri artisti che si cimentarono in una nuova versione di questa canzone. Quanto al disco, che conteneva la nostra hit dal passato di oggi, è l'album meno elettrico dei suoi lavori degli anni 70, ma anche il più convulso, energico, originale e punk. Il più avanti per attitudine, anche se quello cronologicamente è forse più anziano. È il disco che porta nella storia del rock un nuovo linguaggio musicale, una sorta di commistione tra recitazione senza copione e musica, in cui il testo diventa un po' il punto di partenza, ma mai un limite. Anzi, è spesso quasi un mezzo, un veicolo che permette ai brani proprio di emergere. La Smith è discograficamente ferma a Banga del 2012, il suo 11° album in studio, ma in questi 7 anni lei, Patti Smith, non ha certo lasciato a bocca asciutta i suoi fan per quanto riguarda le attività live, portando in giro per il mondo i suoi spettacoli. Innumerevoli sono i passaggi in Italia negli ultimi anni e anche negli ultimi mesi. Tornando all'album che contiene il singolo di oggi, vogliamo infine dedicare un cenno alla copertina che la Smith ha scelto di impostare quasi come fosse un verso a Frank Sinatra. Una volta aperta, infatti, è iniziato ad ascoltare la musica che contiene, ecco la voce classica, riconoscibilissima, così gutturale e unica di Patti Smith.